Ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di Covid. La Campania resta in zona gialla dopo le valutazioni fatte dal Ministero della Salute in merito ai dati forniti dalla Regione. Nessuna sorpresa per il governatore Vincenzo De Luca, ha infatti precisato che fin da lunedì sera era già conoscenza della conferma della Campania nella fascia gialla d'Italia. Al primo servizio. La Campania resta in zona gialla dopo le valutazioni fatte nella giornata di ieri dal Ministro della Salute in merito ai dati forniti dalla Regione. Nessuna sorpresa per il governatore. De Luca infatti ha precisato che fin da lunedì sera era a conoscenza della conferma della Campania nella fascia gialla d'Italia. Vedo che sugli organi di informazione si è creata un'attesa di decisioni riguardanti la Regione Campania. La collocazione di fascia della Campania è già stata decisa ieri, ha commentato sui social il governatore dopo la comunicazione ufficiale giunta in serata, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal Ministero della Salute. Ho sollecitato io un'operazione di trasparenza pubblica in tutte le direzioni per eliminare ogni zona d'ombra, anche fittizia, dunque non c'è più nulla da decidere e da attendere. Riconfermo altresì che sulla linea di rigore sempre seguita dalla Regione solleciterò nelle prossime ore e nei prossimi giorni i Ministeri dell'Interno e della Salute ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e il contrasto all'epidemia. Non sono assolutamente tollerabili immagini come quelle del lungomare di Napoli o di strade e quartieri abbandonati a se stessi nei quali si continuano a violare le norme senza che nessuno di quelli che hanno il dovere di impedirlo muova un dito. De Luca conclude dichiarando: non è tollerabile che il lavoro straordinario fatto sul piano sanitario ospedaliero a tutela della vita delle persone sia inficiato da un contesto ambientale che si muove nel segno della irresponsabilità istituzionale e comportamentale. Chiara la stoccata nei confronti del sindaco di Napoli, De Magistris. La collocazione in zona gialla della Campania non è, secondo De Luca, una sorta di liberi tutti. Tornando sulla chiusura del lungomare nel fine settimana, ad esempio, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha chiesto ai suoi concittadini un atteggiamento più responsabile, invitandoli ad essere prudenti e limitare le uscite e le occasioni di incontro. Intanto in provincia di Salerno, ma non solo, si continua a registrare un record di contagi. Sale il numero dei positivi al virus, ospedali in difficoltà, soprattutto ai pronto soccorso, non solo per i pazienti contagiati. È il caso anche dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sentiamo. È sempre in affanno il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sono tante le persone che nelle ultime 24 ore hanno chiesto aiuto perché hanno sintomi che fanno pensare al Covid oppure sono positive. La situazione è diventata davvero complessa. Le stanze di isolamento dove gli ammalati vengono tenuti in isolamento in attesa che si liberi un posto letto sono tutte piene. Se prima in una camera c'era un solo paziente, oggi ce ne sono due. Questa mattina un infartuato è stato tenuto nella shock room perché in UTIC non c'era spazio. Ed è così anche per gli altri reparti. Insomma, la pandemia sta mettendo nell'angolo le altre patologie che non sono certamente scomparse. L'appello dei medici è che si creino al più presto altre strutture per ospitare gli ammalati Covid in attesa di guarigione. Stessa cosa chiedono i sindaci, come Manlio Torquato, che nella precedente fase della pandemia propose un ospedale da campo nella caserma Libroia. Nei giorni scorsi era stato il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ad ipotizzare un residence per ammalati Covid nella stessa caserma. Ma i tempi delle decisioni sono sempre lunghi e vanno a sommarsi a quello per rendere fruibili spazi e locali nati per altri usi e destinazioni. Ma bisognerebbe provare perché il virus corre e non conosce confini. Ed intanto parte anche dall'ASL di Salerno, così come in altre zone, l'appello alla restituzione di bombole di ossigeno vuote o inutilizzate, a riportarle presso le farmacie dove sono state ritirate. Si registrano difficoltà un po' ovunque. In questo servizio registriamo quanto accaduto al Covid Hospital di Scafati. Sentiamo. È in attesa del ricovero da oltre 24 ore. L'ambulanza ha prelevato l'anziana donna nella sua abitazione di Nocera Inferiore ieri mattina alle 9:15 per portarla al pronto soccorso del Covid Hospital di Scafati.
positiva al Covid-19 ha necessità di essere curata in una struttura ospedaliera. Questa mattina era ancora in ambulanza, in attesa di essere sbarellata. Nella lunghissima attesa ha consumato diverse bombole di ossigeno, ma anche in ospedale i contenitori per l'ossigeno scarseggiano. I medici alla fine hanno deciso di collegare la mascherina che le cinge bocca e naso ad una bombola più grande con un tubicino lungo quasi 15 metri, portandola direttamente in un contenitore che si trova all'interno dell'ospedale. È una scena purtroppo simile ad altre viste in questi giorni davanti ai pronto soccorso di altri ospedali, con l'ossigeno portato direttamente nelle auto degli ammalati che aspettano ore e ore per essere visitate e magari ricoverate. Il problema della carenza dei contenitori per l'ossigeno, molto grave in provincia di Napoli, ora si sta estendendo anche in quella di Salerno. A Napoli nei giorni scorsi Federfarma Campania ha lanciato una campagna mediatica per sollecitare le persone a riportare le bombole vuote per consentire ad altri ammalati di poterne usufruire. Moltissime persone, infatti, che non ne hanno più bisogno, le tengono in casa, magari dimenticate in una cantina, oppure perché pensano che potrebbero tornare ad essere utili. Oppure, vera degenerazione, le vendono online a 50 euro l'una. In realtà le bombole sono di proprietà delle aziende che producono ossigeno e l'utente le riceve in prestito pagando una cauzione alle farmacie. Riportare le bombole vuote in farmacia, tra l'altro alla consegna si paga anche una cauzione, diventa oggi, in questa fase pandemica, un gesto di civiltà e di amore per consentire ad un'altra persona di poter respirare. La Regione Campania nei giorni scorsi ha adottato un nuovo provvedimento autorizzando i medici a prescrivere anche l'ossigeno liquido e non solo gassoso per le patologie non correlate alla broncopneumatia cronica ostruttiva e quindi anche agli ammalati Covid-19. La differenza è che l'ossigeno liquido occupa molto meno spazio di quello gassoso, con innegabili vantaggi per le emergenze in corso, ma intanto iniziano a mancare i contenitori anche per l'ossigeno liquido. E dal Vallo di Diano si registrano anche buone notizie legate al coronavirus. A Polla, intervento eccezionale salvavita effettuato su un 33enne indiano positivo al Covid con un'embolia polmonare. Sentiamo le dichiarazioni del primario di cardiochirurgia. Sentiamo. L'embolia polmonare massiva. Non presentava per portarmi una fibra di TUS di povero, quello che abbiamo detto. E siccome ne saturava e dove questo reperto ho fatto la trombolisi, c'è un farmaco che scioglie il trombo, che si forma quello che si mette sull'artere polmonare, e se riesce a chiudere completamente il paziente muore in pochissime minute. È una situazione urgente di andare a trattare solo i polmoni per poter fare altro. Chiaramente, siamo stati tranquilli perché ha fatto un tampone rapido che era negativo per Covid e quindi diciamo siamo stati tranquilli a trattarlo, è stato un attimo che ha messo da soli chiaramente lontano dagli altri, pensavo che non fosse un Covid, siccome poi ha sviluppato, allora non fosse un Covid, quindi si è andato benissimo. La pressione polmonare è scesa, il paziente è migliorato tanto, la disponibilità è diminuita, la saturazione di ossigeno è migliorata, però presentava tosse e febbre, per cui abbiamo deciso di fargli fare un altro tampone dopo due giorni, che il tampone classico che facciamo a Saletta, che spero che venga fatto per Apollo in futuro, che pare che sia volontà di acquistare questi apparecchi. E questo è dato esito positivo, per cui alla fine abbiamo concluso praticamente che è un'embolia polmonare in paziente con Covid. E sappiamo dalla letteratura recente, perché se ne parla molto, il 10% dei pazienti con Covid muore per embolia polmonare. Avendolo trattato, pur non sapendo subito se fosse Covid o meno, noi abbiamo salvato la vita, secondo te, Cristo, certo. Perché con la trombolisi abbiamo sciolto il trombo e dimostra che il Covid si complica per embolia polmonare. Quindi il paziente muore per il 10%. Io, un mio figlio che sta a Milano, che sta, mi guarda dove è morto, mi diceva ieri che il 10% non è mai. All'inizio, nei mesi di marzo e aprile, non si sapeva che l'embolia polmonare fosse la causa di morte per molti pazienti del Covid. Poi dalle autopsie che hanno fatto, le ricerche scientifiche, è venuto fuori che spesso è proprio questo che fa morire i pazienti di Covid. Ecco. C'è una complicanza della patologia del Covid. Anche la chirurgia, chiaramente, avendo avuto questo caso, è chiuso l'UTIC, solo l'UTIC.
c'è una fase notizia che abbiamo chiuso l'ultimo, ma non chiuse per sanificare. Poi c'è il reparto, sono altri posti letti, mentre fosse arrivato un urgente dovremmo trattare in altro stato. Quindi adesso è tutto ben funzionante, possiamo fare di tutto. Okay, se arriva la tua polmonare, avendo fatto il tampone purtroppo in questo paziente, noi eravamo sicuri che fosse negativo, perché abbiamo fatto il tampone che si fa in un laboratorio. So che stanno corrisponendo acquisti in altri apparecchi a fine mese. Sì, sì, sì. Che quello là, diciamo, più che vede tutti gli antigeni, questo qua vede solo un tipo solo di antigeno, tutti e quattro, e quindi può essere di un passo negativo. Bene. Chiaramente c'è il secondo tampone che hanno fatto a Salerno per arrivare, per confermare che, visto che il nostro laboratorio da due volte, che poi ho fatto fare un tampone, dopo quello di Salerno, pure esito negativo è dato il nostro tampone. Quindi o sta apparecchio non funziona proprio, purtroppo è così, purtroppo è così, è una questione che a volte c'è una attrezzatura, io so, mi dicevano che era una attrezzatura la Menarini, che sia in Toscana sia in Lombardia l'hanno tolta, ecco, hanno fatto una battaglia. Ed intanto, come ha annunciato il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha emanato una nuova ordinanza che prevede ulteriori restrizioni per la prevenzione del rischio epidemiologico da Covid. Gli esercizi pubblici, bar, ristoranti e pasticcerie resteranno chiusi al pubblico già dalle 14:30. Sentiamo. Era stata annunciata nei giorni scorsi ed è arrivata ieri la nuova ordinanza sindacale che a Santa Marina dispone un lockdown localizzato per cercare di fermare l'aumento di contagi da coronavirus, saliti a 40 dopo i 4 casi registrati nella giornata di ieri. L'ordinanza, con le ulteriori restrizioni per la prevenzione del rischio epidemiologico, è valida da oggi e fino alla sua revoca. In base alle nuove disposizioni possono praticare sport e attività motorie e ricreative sul territorio comunale solo i residenti e i domiciliati e solo nella fascia oraria dalle 6 alle 8:30. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici come bar, ristoranti e pasticcerie, è prevista la chiusura al pubblico dalle 14:30 alle 5, e invece consentita la ristorazione con asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio fino alle 23. Tutte le attività commerciali, compresi alimentari, parrucchieri, centri estetici, studi professionali, ad eccezione delle farmacie, dovranno chiudere alle 17. La domenica resteranno chiuse tutte le attività commerciali e pubblici esercizi, ad eccezione delle farmacie. Sarà inoltre vietato sostare sul territorio comunale dalle 17 alle 5, ad eccezione di comprovati casi di necessità e per consentire l'acquisto per asporto e la consegna a domicilio. Coloro che provengono da regioni classificate rosse o arancioni dovranno obbligatoriamente osservare il periodo di quarantena o munirsi di esito di tampone. I laboratori di analisi, infine, saranno obbligati a fornire al comune i nominativi dei cittadini che effettuano il tampone. E restiamo in tema di commercio. Nessun mistero sul mancato trasferimento alla nuova area mercatale di Via Piave a Salerno. Il passaggio è solo slittato per concedere agli ambulanti più tempo per completare una serie di procedure amministrative e allo stesso tempo per potenziare la copertura dell'area. Lo ha ribadito questa mattina ai nostri microfoni l'assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo. La nuova area mercatale del settore alimentare di Via Piave sarà inaugurata per il prossimo mese di dicembre. Nessun ritardo nell'ultimazione dei lavori che hanno portato ad un completo restyling del mercato, alla recinzione e alla copertura. Lo chiarisce l'assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, precisando che la data fissata inizialmente per lo scorso mese di settembre è slittata per consentire ai mercatali, così come richiesto attraverso l'ANVA, un po' di tempo per sistemare alcune procedure amministrative e allo stesso tempo per potenziare la copertura dell'area, che è stata allungata affinché potesse essere garantito maggiore riparo da vento e pioggia. Frattanto gli ambulanti continuano ad operare nell'area antistante la tribuna del vecchio stadio Vestuti in piazza Casalbore, ma l'assessore al commercio Dario Loffredo stamani ai nostri microfoni ha garantito che a breve ci sarà anche la riqualificazione dell'altra ala del mercato, dove trovano spazio gli ambulanti del settore non alimentare. Devo dire che nell'arco del mio lavoro la delega al commercio si è concentrata molto
per risolvere e ridare dignità e decoro agli operatori mercatali, per quello che possono fare le pubbliche amministrazioni. Abbiamo riqualificato il mercato decrescenzo, mettendo chiaramente in opera nuove uscite, nuovi servizi igienici, nuovo trappello dei vigili. Abbiamo circoscritto il mercato di via Robertelli in attesa di un progetto di finanza che si dovrà poi sviluppare, mentre sul mercato di via Piave, che era in una zona importante della città, non perché gli altri siano meno importanti, ma era più invasiva in mezzo ai palazzi, abbiamo fatto un intervento specifico con oltre 700.000 euro di investimento, creare veramente un mercato chiuso, così come dice la legge regionale, ogni operatore mercatale il proprio punto idrico. Non abbiamo ancora provveduto ad inaugurarlo, nonché l'opera è quasi ultimata, per due motivi. Primo, perché gli operatori mercatali attraverso l'AMBA Confesercenti ci hanno chiesto un po' di tempo per mettere a posto le pratiche amministrative, che richiede chiaramente un buon tempo, e ne abbiamo anche approfittato, sempre su richiesta degli operatori mercatali, di potenziare quella che è la copertura, in modo, già che questo mercato prevede una passeggiata coperta per tutti i clienti e gli utenti, sarà completamente coperto il mercato, quindi da poter fare anche una passeggiata con la famiglia, di coprire anche era meglio gli spazi dove gli operatori mercatali vendono e ci sono i loro banchi. Posso dire che il lavoro è in via di ultimazione, anche le pratiche amministrative, prima della fine dell'anno, entro dicembre sarà finalmente inaugurato questo piccolo gioiellino, voglio dire che era un intervento doveroso da fare. Praticamente il lavoro in corso, il cantiere è finito, metteremo solo allungheremo quella che è la copertura sopra, sempre chiaramente in modo amovibile, per dare la possibilità, quando c'è pioggia battente o tempo non buono, di aprire e coprirsi dalla pioggia, perché è vero è che se abbiamo dato la possibilità ai clienti, agli avventori, di passeggiare tranquilli e quindi coprirsi da vento e pioggia, è giusto pure che diamo la stessa opportunità agli operatori mercatali, che devono poter lavorare allo stesso modo. Voglio anche dire che appena inaugureremo la zona alimentare, quindi entro la fine dell'anno, ma è giusto aspettare qualche settimana, perché io dico sempre aspettare per dare un servizio migliore agli operatori mercatali, perché loro sono un comparto importante della città. Voglio già dire agli operatori della parte non alimentare che già è allo studio, poi ci vedremo con loro dopo l'inaugurazione, per riqualificare anche la loro zona, quella commerciale, perché è giusto che anche loro possano lavorare sempre con più decoro. È un atto doveroso dove mi impegno personalmente, io, il sindaco e tutta l'amministrazione. La Commissione Trasparenza al Comune di Salerno ha invece acquisito la relazione richiesta all'ingegnere Micillo sullo stato dei lavori del trincerone est, dalla quale sono emerse l'incertezza sui tempi e sui costi dell'intervento, nonché contenziosi di natura giudiziaria e altri relativi all'applicazione di penali contrattuali. Lo dichiara in una nota l'avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come dalla lettura della relazione emerge che neppure è certa l'apertura dello sbocco in via Dalmazia, anche per i tempi incerti del coronavirus e per il contenzioso, nonché per i lavori del trincerone est, allo stato si risolveranno soltanto in un parcheggio per poche auto, a fronte dell'importante investimento pubblico, ormai del 2009, che serviva proprio al collegamento con il principale asse viario. La Commissione Trasparenza svolgerà ulteriori indagini necessarie, conclude Cammarota, richiedendo la trasmissione di tutti gli atti del contenzioso e dei costi anche indiretti, come studi, incarichi e consulenze, nonché una relazione scritta di chiarimenti da parte dell'assessore, così come richiesto da molti componenti della commissione. Ed ora parliamo di cronaca. Purtroppo registriamo un incidente mortale nei pressi di Lido Lago a Battipaglia, a perdere la vita un giovane di 23 anni del posto. Fatale l'impatto che il giovane ha avuto con la sua auto contro un palo dell'illuminazione. Sono in corso indagini per verificare l'esatta dinamica dell'incidente.
Tragico schianto ieri sera in litoranea all'altezza di Lido Lago a Battipaglia, al confine con la fascia costiera di Eboli. A perdere la vita un 23enne del posto, Vito Nicola Nobile. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Peugeot, lungo la SP175, finendo fuori strada, impattando contro un palo della pubblica illuminazione e contro il muro di cemento sulla carreggiata in direzione sud. Un urto violentissimo che non gli ha lanciato scampo, perché quando sul posto sono giunti i sanitari per il soccorso, per il 23enne non c'era purtroppo più nulla da fare. E sul luogo del sinistro, per i rilievi del caso e l'accertamento della dinamica, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. Per avere un quadro preciso dell'ennesima tragedia sulla strada, possibile la visione delle immagini di videosorveglianza nella zona. Ed intanto continuano le attività di controllo antidroga della Compagnia dei Carabinieri di Salerno sul territorio. In due giorni un pregiudicato di 54 anni RV le iniziali è stato arrestato per ben due volte, passando dall'obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne al carcere. Ieri notte una pattuglia della sezione radiomobile, all'atto di controllare la sua presenza in casa, ha notato l'ingresso furtivo di due soggetti nello stesso palazzo. Dei due, uno era in possesso di un grammo di crack, mentre l'uomo, che poi è stato arrestato, non si trovava in casa. I militari lo hanno atteso e l'hanno sottoposto ad estesa perquisizione personale e domiciliare. RV è stato trovato in possesso di 21 grammi di crack e uno di marijuana, oltre ad un proiettile calibro 7,65. È arrestato per detenzione ai fini di spaccio di detenzione abusiva di munizioni con associazione agli arresti domiciliari. Nemmeno 24 ore dopo, a seguito di una nuova attività di controllo, il 54enne pregiudicato è stato nuovamente arrestato. I carabinieri hanno difatti bloccato un acquirente che aveva appena ricevuto una dose di crack subito sequestrata. All'esito della perquisizione sono stati sottoposti a sequestro anche 120 euro possibile provento dello spaccio. Coltivavano invece piante di marijuana, arrestata una coppia di Giungano, sono stati i carabinieri a scoprire 205 piante di cannabis ed oltre 400 grammi di marijuana pronti all'essiccazione all'interno di un loro terreno. Sentiamo i dettagli in questo servizio. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Giuseppe D'Agostino, hanno tratto in arresto una coppia di Giungano per il reato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un noto agricoltore della zona, 52enne, e della compagna di origini polacche, entrambi incensurati e ristretti ai domiciliari a seguito del sequestro di una vasta piantagione di canapa indiana con annesso impianto di irrigazione, avvenuto il 27 agosto scorso in località San Giuseppe del comune cilentano. Ben 205 le piante di cannabis che furono rinvenute dai militari dell'arma, oltre ad ulteriori 400 grammi di marijuana pronti all'essiccazione. Dai successivi esami quantitativi e qualitativi della sostanza rinvenuta, eseguiti dal personale del laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti, è emerso che i due complici, proprietari del terreno e all'epoca soltanto denunciati, avrebbero ricavato oltre 105.000 dosi di droga dai complessivi 87 kg di marijuana confiscati. Una quantità ingente che ha indotto i carabinieri a chiedere e ottenere l'aggravamento della misura cautelare. Indagini coordinate dalla compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Fabio Lagarello. Ed ancora cronaca, è stato trovato in possesso con 6 kg di droga un 45enne, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Battipaglia nel territorio di Ponte Gagnano. Sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto. È stato intercettato nel rientro sul territorio il 45enne Gianluca Criscuolo, trafficante di droga di ritorno con un maxi carico di hashish, ben 6 kg, e che nei pressi di Ponte Gagnano è stato bloccato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. È accaduto nella mattinata di ieri intorno alle ore 8.30, quando i poliziotti, individuata l'autovettura di Criscuolo, una Volkswagen Polo di colore blu, hanno proceduto all'intervento. Il 45enne, alla vista degli agenti, non ha esitato a intraprendere
prendere una folle corsa, durante la quale si è anche disfatto di una borsa per alimenti. All'interno della borsa, prontamente recuperata dai poliziotti, sono stati rinvenuti ben 60 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 kg. Bloccato e fermato, Criscuolo è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Per la polizia si tratta di un'operazione importante perché va a stroncare un fiorente traffico di droga che dall'Interland napoletano era diretto a rifornire la piazza di spaccio Battipagliese. E continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, sfoglieremo una ricca pagina dello sport parlando di calcio ma non solo, anche di pugilato. Lo facciamo tra poco dopo aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. In apertura della pagina dello sport parliamo di calcio, anche se i Granata sono ancora in attesa di giudizio, il giudice sportivo rinvia la sua decisione alla settimana prossima. L'attesa sentenza sulla partita fantasma tra Salernitana e Reggiana del 31 ottobre scorso, il cui risultato è ancora sub iudice, slitta ancora. La decisione sul caso Juve-Napoli strizza l'occhio alla truppa di Castori. Sentiamo. Tutto rinviato alla settimana prossima. Il giudice sportivo si esprimerà sulla partita fantasma tra Salernitana e Reggiana, il cui risultato è ancora sub iudice, soltanto dopo il prossimo weekend. Forse i due club confidavano, a dire il vero, di conoscere entro venerdì prossimo la decisione sul match non giocato alla Rechi il 31 ottobre scorso per l'assenza degli emiliani falcidiati dall'epidemia da coronavirus. La Reggiana, che aveva già beneficiato dell'unico bonus previsto dal protocollo a causa dell'assenza da Covid, aveva comunque preannunciato il reclamo dopo non essersi presentata nel Principe degli Stadi ed il giudice sportivo, come da prassi in questi casi, ha congelato il risultato ed anche il probabile 3-0 a tavolino in favore dei Granata di Castori. Nel ricorso la Regia, assistita dall'avvocato Edoardo Chiacchio, si è appellata all'articolo 55 dell'ENOIF, che disciplina i casi di mancata partecipazione ad un evento agonistico per cause di forza maggiore, ed ha integrato il tutto con un'ordinanza dell'ASL di Reggio Emilia che avrebbe imposto al club del presidente Quintavalli di rispettare la quarantena. Inutile dire che si è subito intravista più di un'analogia con la vicenda tra Juve e Napoli. Proprio ieri, però, la Corte d'Appello nazionale ha respinto in maniera anche perentoria il ricorso del club partenopeo per la partita persa a tavolino contro la Vecchia Signora del 4 ottobre scorso, a cui gli emiliani ovviamente guardavano con interesse, in quanto anche gli azzurri avevano invocato l'articolo 55 dell'ENOIF per giustificare l'assenza allo stadium contro la Juve. La decisione può essere un precedente importante anche in chiave salernitana-reggiana. Dal comunicato del secondo grado della giustizia sportiva, però, a cui si era appellato il Napoli e da cui ha deciso di non costituirsi la Juventus, la Salernitana farà lo stesso con la Reggiana, emerge un passaggio che potrebbe rappresentare una differenza sostanziale tra le due vicende. In particolar modo si legge che il comportamento del Napoli nei giorni antecedenti, quello in cui era prevista la disputa dell'incontro, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un alibi per non giocare quella partita. Insomma, il Napoli, secondo i giudici d'appello, avrebbe cercato di creare un alibi per non giocare. L'avvocato Chiacchio, prima della sentenza sul caso Juve-Napoli, immaginava una decisione che poteva avere comunque un punto di riferimento, seppur con sostanziali differenze, con Salernitana-Reggiana. A conti fatti, dunque, oggi il
il mancato riconoscimento del ricorso del Napoli potrebbe deporre in favore del club granata di Lotito e Mezzaroma in attesa che venga fissato il giorno del giudizio. Il pronunciamento del giudice sportivo di Lega B, infatti, arriverà la settimana prossima, in quanto, non essendo stata ancora fissata la data della decisione, le due società devono avere 48 ore di tempo per presentare le loro memorie e le loro controdeduzioni. Dunque il giudice, per rispettare la tempistica e consentire alle parti in causa di presentare entro i due giorni dalla data le controdeduzioni, la Salernitana, come detto, non lo farà, dovrà gioco forza fissare la decisione alla settimana prossima. In casa salernitana c'è apprensione per i 5 nazionali impegnati con le rispettive rappresentative di appartenenza in giro per l'Europa. Campanello d'allarme soprattutto per Žižek in ritiro con l'under 21 polacco, che ieri ha fatto registrare ben 5 casi di positività da Covid-19. Con un occhio al campo e l'altro alle notizie che rimbalzano dai ritiri delle nazionali, c'è tempo per il recupero degli infortunati, ma non certo un'eternità. Un compito delicato quello in questi giorni per Castori, in questi tempi bui, tra paura dei contagi, con 5 calciatori in giro per l'Europa e necessità di concentrarsi sul campo. Mancano 13 giorni al Monday Night della Rechi contro la Cenerentola Cremonese dopo la sosta Cremonese, che è sì sotto al giornale, come si diceva un tempo, per indicare le squadre ultime in classifica, ma non per questo assolutamente da sottovalutare, sia per organico sia per voglia di riscatto. Basti pensare che il tecnico dei grigi, Pierpaolo Bisoli, è praticamente all'ultima chiamata e la Cremonese all'ultima spiaggia con lui. Dovesse perdere anche a Salerno, infatti, sarebbe esonerato. La Salernitana ieri si è allenata al Meri Rosi, hanno lavorato ancora a parte Andre Anderson, Gundo, Lopez e Lombardi. Lo staff è un po' in apprensione per le notizie che arrivano dal ritiro dell'Under 21 della Polonia, interessato da ben 5 casi di positività al Covid-19, 2 calciatori e 3 componenti dello staff tecnico che sono stati prontamente isolati. Del gruppo polacco fa parte, si sa, anche Patrick Žižek, risultato per fortuna negativo al primo test condotto dalla sua federazione. Domani ulteriori esami anche per lui. Martedì prossimo il playmaker affronterà con i suoi compagni in nazionale pari età della Lettonia all'Odds. Domani sera invece impegno importantissimo per la Slovacchia di Gjomber, che in Irlanda del Nord si giocherà la partecipazione a Euro 2020. Anche nel ritiro slovacco è stato trovato un calciatore positivo, rispedito a casa e sostituito. E ci occupiamo ora di pugilato, perché il salernitano Dario Socci venerdì sera salirà per la prima volta su un ring in Italia per contendere la cintura tricolore al detentore. Il pugile salernitano combatterà venerdì sera a Mantova per il titolo italiano contro il campione in carica, il crotonese Giuseppe Tobia Loriga. Sentiamo. Un pugile salernitano a caccia del titolo italiano dei welter. Dario Socci non ha bisogno di presentazioni, eppure a 32 anni e con una lunga ed importante carriera internazionale alle spalle, venerdì sera salirà per la prima volta sul ring in Italia per contendere la cintura tricolore al detentore. Il pugile salernitano combatterà venerdì sera a Mantova, ore 22, diretta Rai Sport, per il titolo italiano dei pesi welter contro il campione in carica, il crotonese Giuseppe Tobia Loriga, anni 43, avete capito bene, ma una fama di duro confermata da numeri di tutto rispetto e da una grande determinazione, grazie alla quale lo scorso anno si è ripreso il titolo all'età di 42 anni. Il match era stato programmato a marzo, ma fu rinviato a causa del Covid. Sulle orme di Vincenzo Limatola, campione italiano dei pesi piuma negli anni 80, Socci combatterà per il titolo dei welter. Dagli Stati Uniti al Messico, dalla Germania al Giappone, l'alfiere della pugilistica salernitana ha voglia di regalare un titolo alla sua città. Sono carico e motivato, mi sono allenato con grande scrupolo e non vedo l'ora di combattere, racconta Socci, che nei giorni scorsi è stato ricevuto a Palazzo Città dal sindaco Enzo Napoli, a cui ha promesso di tornare con la cintura tricolore. Per me sarà la prima volta in Italia e questo mi dà ancora più motivazioni. Per anni Socci, fratello di Alessia, che ha ottenuto tanti successi sul ring, ha combattuto fuori dall'Italia e lontano da Salerno, ma il cordone ombelicale con la sua terra d'origine non si è mai spezzato. Grande tifoso granata, Socci ha portato il vessillo della Salernitana sempre con sé, sebbene a distanza, dopo domani potrà contare sul sostegno di tutti
tutti i suoi concittadini. All'ora in cui scatta il coprifuoco, le 22, Socci salirà sul ring per conquistare il titolo italiano, ma anche per prendere metaforicamente a pugni il Covid e le sofferenze che esso ha portato in ogni angolo del pianeta. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale e all'informazione continua sui nostri canali social e sulla pagina istituzionale di TV Oggi. Grazie ancora per averci scelto e buon proseguimento. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.